siamo alla Puglia Live perché vogliamo raccontarvi alla fine di questo percorso in cui vi abbiamo fatto vedere la difficoltà dei pazienti, di chi distribuisce, dei dipendenti che distribuiscono l'ossigeno nelle farmacie a casa delle persone e alla luce della manifestazione che c'è stata l'altro giorno con la denuncia del segretario generale di Bari della UGL Antonio Caprio per discutere dell'elemento che poi ha ingenerato tutta questa confusione che è la gara d'appalto. In realtà è stata aggiudicata regolarmente, pare, però diciamo ci sono delle ombre tutto sommato che l'hanno accompagnata. Vi eravate aggiudicati 4 dei 6 lotti, sì, addirittura. Noi abbiamo vinto 4 dei 6 lotti in gara perché tutto sommato il nostro progetto tecnico è stato ritenuto abbastanza valido e avevamo previsto anche una scontistica interessante. E poi cosa succede? Poi succede che rispetto alle regole previste dal bando di gara c'è stato l'intervento di un soggetto terzo, che è il Consiglio di Stato, perché abbiamo subito un ricorso da parte di una delle aziende concorrenti che tutto sommato era anche aggiudicataria, o meglio vincitrice di altri 2 lotti un po' più piccoli, e però ha ritenuto di dover ricorrere nei nostri confronti. L'intervento del Consiglio di Stato ha stabilito delle nuove regole, anzi ha introdotto un nuovo requisito che ha ritenuto dover essere essenziale per lo svolgimento del servizio. Di cosa si tratta? È il titolo per l'autorizzazione dell'emissione in commercio. A chi ha fatto ricorso aveva... Però perdonami, io non vorrei tanto entrare in questi tecnicismi perché... diciamo appartengono ad altri ambiti, poi sarà l'azienda eventualmente a valutare se magari rivolgersi anche in procura. Potrebbe essere. Andavate fino al 2015 anche in un regime di accordo quadro che avete chiesto da quella data in poi fino a quando è stato bandito la gara di rivedere, di rimodulare a ribasso. Sì, allora fondamentalmente da questa gara tutto sommato è molto conveniente per la pubblica amministrazione perché gli consente di ottenere un grosso risparmio che hanno stimato intorno ai 12 milioni di euro l'anno. Capisco bene anche le intenzioni, magari anche le buone intenzioni per portarla a termine ad ogni costo. Sulle spalle di chi? Probabilmente di noi lavoratori in primis, perché laddove non è previsto nemmeno l'inserimento della clausola sociale nel bando, evidentemente qualche problema ai lavoratori crea. Non c'è stato ovviamente il passaggio alle altre imprese, qualche approccio c'è stato personalmente, ho chiesto a un'azienda aggiudicataria se poteva assorbire diciamo, una piccola parte dei nostri consegnatari, non hanno ritenuto che fosse particolarmente conveniente, anzi hanno ritenuto che fosse molto penalizzante il tipo di contratto, ma soprattutto le condizioni di lavoro. Siamo tornati ai tempi della schiavitù, mi pare di capire. C'è Caprio, il segretario, che ha detto una cosa che ci è parsa abbastanza inquietante. Lui è preoccupato sul fatto che questo grande risparmio, questa cosa possa in qualche maniera inficiare la qualità del servizio stesso e quindi non solo voi lavoratori ma anche i pazienti potrebbero avere delle conseguenze. Se valutiamo qual è il prezzo ex factory, cioè il prezzo che l'AIFA ha stabilito per il grossista, che è 4,20 a metro cubo, e il prezzo al pubblico di 6,20 euro a metro cubo, e poi ci ritroviamo, perché l'AIFA ha ben presente di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un farmaco, ci sono dei dossier AIFA in cui ci sono delle specifiche, si parla di buone pratiche di buona produzione, di pratiche di buona distribuzione e che hanno un valore intrinseco. 4,20, 6,20, ma alla fine quanto è? 1,15 euro? Poi che invece danno un valore diverso, cioè il prezzo attualmente di aggiudicazione di alcune aziende è 1,10 m, 1,15 m, 1,20 m a metro cubo. Carburante agricolo? Sì, l'hanno declassato. L'ossigeno diventa la stregua, sì, del carburante agricolo. Queste sono le dinamiche delle gare d'appalto. Importante risparmiare. Attenzione, importante risparmiare. L'accordo quadro che avevamo inizialmente, fu fatto nel 2011 e riuscimmo in una trattativa ad attribuire un valore a questo sconto del 33%.
Nel 2013 questo accordo quadro fu rifatto, stabilendo anche delle nuove linee guida. Scadeva nel 2015 e dal 2015 è stato prorogato, c'è stata una prorogazione di fatto. Noi abbiamo provato a bussare a diverse porte per dire: signori, l'accordo quadro è terminato, vogliamo proporre nuovamente un accordo quadro, dato che si tratta di un servizio essenziale. Purtroppo non c'è stato, diciamo, questa possibilità di rivedere anche il prezzo a ribasso. È chiaro che dal 2015 ci ritroviamo al 2018 che il prezzo è notevolmente sceso. Ci mette poco, un anno, due anni, in tre anni il prezzo di fatto è crollato. Noi siamo ancora al di sotto anche della media nazionale. Detenete 16.000, se non erro, su 23.000 bombole, cioè le detiene Puglia Life. Ora, voi non siete più parte di questo servizio. Cosa succede adesso? Perché i pazienti questo ci chiedono. In linea di massimo devo dire che le aziende hanno molto più coscienza di certi amministratori pubblici, per cui si spera che non subisca nessuna alterazione, almeno le forniture di ossigeno nelle farmacie. Però per quanto riguarda i recipienti di ossigeno liquido, quello ovviamente prenderanno altre strade, andranno in altre regioni, sicuramente, perché ovviamente qui non servono e quindi verranno utilizzati laddove. Tra l'altro in questo periodo ce le chiedevano insistentemente. Se il Covid esiste, ci sarebbe stata utilità nel coinvolgere tutte le aziende per poter avere la massima potenza di fuoco, usiamo un termine caro a questo governo. Se invece il Covid non esiste, e allora questo grande risparmio, questa anche sulla pelle dei pazienti e degli operatori, magari ha anche un senso. Purtroppo il Covid esiste, ci ha visto impegnati. Soprattutto vede, i ragazzi che operano, diciamo, per le consegne durante la prima e la seconda ondata della pandemia. Probabilmente erano lavoratori invisibili allora, lo sono tuttora, però questi ragazzi si sono impegnati in maniera impeccabile, nessuno ha tirato indietro la gamba. Non solo il rischio del Covid, ma anche quello stato emotivo. La sicurezza di essere licenziati. L'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo. Sì, quindi diciamo si aprono le porte successivamente per la cassetta integrazione. Poi, quindi sì, sicuramente il servizio subirà anche l'ossigeno per la distribuzione di ossigeno in bombole, subirà ovviamente una modifica, ovviamente. Poi non le so dire in che termini, quindi da qualche parte, leggendo le carte, ci è parso di aver visto che la stessa Innova Puglia, che è la stazione appaltante di questa gara, come delle altre gare dell'insanità, abbia in qualche modo detto che in questa gara c'era un problema, che era stata fatta in un certo modo. Sì, ma Innova Puglia tutto sommato fino a un certo punto ha espletato le sue funzioni pure tra mille difficoltà, perché non avevano ben compreso all'inizio di che cosa si trattava, quindi lo hanno imparato, diciamo, strada facendo, lo ha lavorato abbastanza bene e di fatto ha mantenuto una certa linea, cioè quella di portare la gara a termine. Ovviamente in giudizio ha sollevato una questione al Consiglio di Stato. Cosa ha detto Innova Puglia in Consiglio di Stato? Ha detto: signori, ok, io ritengo che il bando non fosse sbagliato, quindi non ho sbagliato a fare il bando, e la Puglia Life non ha necessità di questo requisito, meglio, io non ho stabilito che c'era necessità di questo requisito, tant'è vero che nemmeno le altre aziende, anche il ricorrente, come lei non aveva il requisito che il giudice del Consiglio di Stato ha ritenuto doveroso avere. Purtroppo un requisito che il giudice di Stato ha ritenuto indispensabile per svolgere il servizio. Scusi, i ricorrenti come hanno fatto? Avendo pure loro, essendo manchevoli del requisito. Non lo chiede a me, non lo chiede a me. Lo so, capisco il vostro imbarazzo, però capisce bene che... Non so cosa dirlo, ho posto questa domanda a diversi soggetti istituzionali e non, anche avvocati e altri, una risposta, diciamo, chiara, non sono riuscito ad ottenerlo. O meglio, più delle volte la risposta è no, andavano esclusi tutti, anzi... Tutti ti diranno questo così. È quello. Poi qualcuno ma ti dirà, mistificando un po' le cose: ah no, ma la sentenza era nei vostri confronti. Ce l'abbiamo vissuta come ingiustizia. Purtroppo io ho portato avanti determinate istanze, per cui più di tutti, diciamo, ho potuto
toccare, sì, provare sulla mia pelle che cosa significa. Vabbè. Ma esiste ancora uno spiraglio? Esiste ancora uno spiraglio che non sia la denuncia in procura, che non sia perché l'altra cosa, guardi, noi siamo abituati per a porre. Ci saranno altre strade che sicuramente percorrerà. Ma per quello quanto che riguarda noi lavoratori, al 31-12 diciamo si ferma lì. Meno che qualcuno non si mette la mano al cuore. L'unico spiraglio è quello. Il problema è che io, diciamo, ho provato a parlare anche col dottor Emiliano, o meglio, gli ho chiesto di diversi colloqui, ma evidentemente non sono stato abbastanza convincente, perché non sono riuscito a parlare di fatto con lui, salvo in un breve approccio. Però non sufficiente ovviamente per spiegare il problema. Perché fatto salva la situazione per cui la gara non poteva essere rinviata, non ci poteva essere questo accordo, bisognava partire, e invece adesso, aggiudicata la gara, si è fatta slittare ancora? Sarà perché gli altri non erano pronti per avviare questa situazione? Cioè, perché viene, che cos'altro vuoi dire? Le motivazioni le deve chiedere a qualcun altro. Di sicuro hanno ritenuto di doverlo far slittare, ma anche questo è un passaggio che non ho capito, perché in fin dei conti noi gestiamo attualmente circa 2.000-3.000 pazienti in ossigeno liquido, quindi avremmo potuto noi da soli, per esempio, non aggiudicatari, gestire questi 500 stimati pazienti Covid, sì, senza modificare le condizioni previste per la gara. Sembra un'ostilità nei vostri confronti, sì, per quello le chiediamo, ma ci sono stati dei retroscena, ci sono state delle cose per cui in questi anni avete mancato in qualche modo? Assolutamente. No, evidentemente, il problema nasce da una sorta di pregiudizi e luoghi comuni di cui purtroppo è affetta la pubblica amministrazione in certi momenti, perché l'imprenditore e le imprese vengono viste come, diciamo, dei soggetti che se possono approfittare approfittano. Non nego che ci sia un vantaggio economico, che però si poteva ottenere anche diversamente, onestamente, perché se si fosse proceduto per tempo, ma anche adesso con una concertazione con l'azienda, con un accordo quadro, probabilmente sul piatto sarebbe rimasto un ulteriore sconto del 30%. Se andiamo a fare una valutazione, guardi, faccio questo tipo di valutazione. Se è vero che c'è uno sconto di 12 milioni di euro, 13 milioni di euro l'anno, significa che in tre anni, 2021, 2022 e 2023, diciamo, si ottiene un risparmio di 36 milioni di euro. Ma se avessimo fatto questo tavolo di concertazione già nel 2018, avremmo ottenuto, circa, proponendo il 30% di sconto, 7 milioni e 2 per anno. Siamo stessa cifra, forse anche di più. Sì, saremmo arrivati a 42 milioni di euro a conti fatti, perché 7,2 per 6 significa uno sconto di ulteriore e più significativo. Di fatto, ma se ci aggiungiamo che poi ci sono, c'è un impatto sicuramente importante sull'occupazione. Tra l'altro contravvenendo anche alla stessa legge regionale che prevede la clausola sociale obbligatoria all'interno. Vabbè. Poi c'è un impatto sicuramente, perché poi questi i lavoratori che fanno? Sicuramente avranno bisogno delle tutele previste dalla legge, sicuramente ricorreranno cassa integrazione, NASPIO, indennità di licenziamento, quello che è. Poi successivamente dovranno essere ricollocati, da un punto di vista sociale, essere comunque godere di forme di assistenza, di assistenzialismo, e quindi alimentiamo queste forme di assistenzialismo, quando invece avremmo potuto avere un'azienda ancora florida che paga le tasse qui, che fa investimenti qui, perché se deve acquistare per esempio un mezzo di trasporto lo acquista la concessionaria di Bari, non l'acquista dalla Campania o a Milano o altrove, per esempio. Quindi è tutto un indotto che va considerato. Poi ci sono anche altri fattori che andrebbero considerati. In virtù di questo comportamento delle istituzioni abbastanza superficiale e non grato nei confronti di chi ha lottato insieme a tutti gli altri in prima linea in questa situazione, potremmo lanciare una iniziativa. Fare un appello un po' a tutti quelli che guarderanno questo video, di mandare via SMS, via Facebook, per posta ordinaria, una cartolina di auguri e di ringraziamenti a questi ragazzi, perché purtroppo
di ringraziamenti ne hanno avuti pochi. Noi non è che parteggiamo per nessuno, ma chiunque volesse dire qualcosa o rispondere a queste perplessità può farlo, perché il quotidiano italiano non censura nessuno. Quindi a chiunque, alle altre aziende, a chi ha in mano la sanità pugliese, lo stesso presidente Emiliano, diciamo, qualora volesse spiegarci tutti questi paradossi di questa gara sull'ossigeno, noi siamo qua.